Comunque. A Val di Castello, certo. Ciao, bentrovati, associazione Pecora Nera, siamo qua a Pugliola questa sera su idea di Antonio Cosenza, il nostro amico, che vuole creare qualcosa qua in piazzetta. Bentrovati, benvenuti, nonostante il caldo, nonostante tutto, e abbiamo la fortuna di avere qua Giuliano e Hector che hanno voglia di condividere con noi qualcosa. E abbiamo approfittato di questa cosa e il tema è la democrazia. Democrazia e altre superstizioni. Lascio la parola a Antonio che vi dirà anche le altre iniziative che eventualmente poi si faranno qua in piazzetta. Che dobbiamo ancora pensare di idearle, no? Dico, vi ringrazio per questa opportunità che tutti voi mi date, perché era importante sfruttare questa piazzetta al di là del fatto quotidiano, del parlarsi, del discutere così. E quindi ringrazio innanzitutto voi per stasera, ringrazio l'Associazione Pecora Nera e ringrazio Ettore e Giuliano che hanno contribuito, speriamo, alla realizzazione di questa serata. Grazie. Adesso il dilemma è chi passa la parola. A Giuliano. Bene. Allora io... propongo di organizzare la serata in questo modo, e dunque una brevissima introduzione, il mio compito, e poi lasciamo la parola al professore. Dunque, in primo luogo, quella che stiamo per vivere questa sera possiamo dichiararla un'esperienza di democrazia diretta. Un'esperienza di democrazia diretta. C'è un'idea di un cittadino, si prendono degli accordi, ci si mette d'accordo, si stringono delle relazioni, si decide un argomento, ci si ritrova all'orario e si parla insieme. Questa è la democrazia diretta, quella che stiamo vivendo questa sera. Il problema, il punto da considerare con molta attenzione è che questo tipo di esperienza, questa democrazia diretta, non è un fenomeno naturale. Non si presenta alla nostra attenzione come un fenomeno naturale, così come la crescita di questi pini o il caldo afoso di questa sera. Ma è il risultato di un processo culturale, di un processo storico. La possibilità di essere qui a discutere liberamente su un argomento, e in particolare sulle manifestazioni di questo argomento, la democrazia, è dovuto al sacrificio, alla lotta di molte persone, visto che 80 anni fa non sarebbe stato possibile, visto che in alcuni stati ancora non è possibile, visto che fino all'89 non era possibile in molti stati dell'Unione Sovietica, visto che ancora oggi non è possibile in molte nazioni. Dunque, un'esperienza di democrazia diretta si presenta alla nostra attenzione come il risultato di un processo storico. È un processo culturale. Ma se è un processo culturale, allora cercare di capirlo, tentare di capire che cos'è la democrazia, richiede una sorta di analisi di tipo strettamente culturale, richiede una certa attenzione alla storia, ai fatti, alla verità. Per questo ci tengo a dirvi con molta chiarezza che noi questa sera non abbiamo intenzione di proporre un'esperienza di consumo culturale. Non vogliamo fare propaganda culturale, non vogliamo fare intrattenimento culturale. Consumo, propaganda, intrattenimento sono tre modalità di relazione tipiche dei regimi totalitari, non della democrazia. E badate, con consumo culturale mi riferisco alle grandi manifestazioni anche. Con propaganda mi riferisco ai teatri pieni di fronte a un politico. Con intrattenimento mi riferisco alla televisione, ai mass media. Ecco, noi non vogliamo proporre un'esperienza del genere, anzi ci teniamo ad allontanarci da queste modalità di relazione culturale. Noi vogliamo proporre una discussione che utilizza invece i canoni e i metodi tipici dell'analisi culturale, cioè che individua un argomento e che tenta di svilupparlo col ragionamento argomentativo, partendo da delle premesse, partendo da delle fonti, sviluppando i discorsi, tentando di arrivare a una conclusione provvisoria. È aperta alla discussione.
Non vogliamo tentare di compiacere l'uditorio, non ci interessa la compiacenza di chi ci ascolta, ci interessa la fedeltà all'argomento, in questo caso la democrazia. Ecco, noi vorremmo rimettere al centro del dibattito gli oggetti, gli argomenti, i concetti, non le persone. La democrazia è del tutto aliena al personalismo e all'enfasi legata a una persona. Nella democrazia contano gli argomenti, i concetti, la fedeltà ai concetti. E allora, data questa premessa di tipo metodologico, mi piace appunto presentarvi l'oratore di questa sera, il professor Hector Febres, che insegna cultura latinoamericana presso l'Università di Studi Internazionali di Roma e di Firenze, si occupa di formazione all'interpretariato e anche alle scuole di traduzione. E è importante poter avere un interlocutore che, in base alle proprie esperienze di vita e di studio, riesce a dare uno sguardo ampio di certi problemi, di certe questioni che spesso l'attenzione al locale ci impedisce di cogliere. E dunque è con molto piacere che passo la parola al professor Febres, e abbiamo pensato a un intervento, a una relazione di circa 30 minuti, al termine della quale poi parlare, discutere e dibattere. Va bene? Ok. Grazie tantissime. Ringrazio l'Associazione Pecora Nera per questa generosissima invito, e ringrazio a tutti voi per l'indulgenza di venire un giorno così freddo come oggi, e ancora vi chiedo indulgenza per questa lettura ad alta voce in italiano, lingua alla che non sono abituato a leggere ad alta voce. In realtà questa relazione l'avevo intitolato Sulla modernità statunitense, tra parentesi, ed altre superstizioni, ma può benissimo cambiarsi per Sulla democrazia statunitense ed altre superstizioni. Comincio con una piccola dedica al mio adorabile zio Rolando Mezzerene, ammiratore irreducibile della modernità e della democrazia statunitense, in memoriam. Due epigrafi di una scrittrice newyorkese, ebrea newyorkese, Susan Sontag, che nei suoi diari pubblicati l'anno scorso, il 1980, ha scritto questo. Prima citazione: non si diventa inglesi, francesi, tedeschi, italiani, lo si è. Invece si può diventare statunitense, una nazione inventata, non naturale, una nazione nella quale ogni relazione è un contratto, incluse quelle familiari, e che può, con il dispiacere di qualunque degli interessati, essere rotta. D'altronde così deve essere. E la seconda citazione: in Italia una promessa non è nulla più che un piano, una dichiarazione di intenzione. Si dà per scontato che si può cambiare opinione. E adesso comincio la presentazione, prima un excursus dopo. L'idea di questo pugno di appunti in spagnolo, volti ad essere esposti in italiano a proposito di una nazione la cui lingua nazionale è l'inglese, non suppone la proposta di una visione sistematica, che non ho, su un argomento così gigantesco ed elusivo come la relazione, in ogni caso conflittuale, tra voci tanto polivalente come Stati Uniti d'America, modernità, democrazia. Li ho scritti per questa occasione con un registro di carattere più mostrativo che dimostrativo, servendomi di annotazioni al margine di letture eterodosse
e di osservazioni occasionali che gonfiano vari libriccioni salvati non so come dopo non so quanti traslochi. Dei 21 anni che passai negli Stati Uniti, destinati ad essere condivisi con la stessa energia che tento imbevano i seminari e qualsiasi altro intervento ad alta voce che mi coinvolga. L'energia di un punto di partenza, mai di arrivo, l'energia di un mero pretesto per porre delle domande che trovino risposte in altre domande, quel metodo cognitivo e di alta civiltà inventato dal Socrate, inventato nei dialoghi di Platone. L'energia infine di un colloquio che chissà si potrebbe estendere, oppure no, ad occasioni future, riguardo a questioni che hanno man mano delineato la nazione statunitense da quando le sue 13 colonie fondatrici divennero indipendenti dalla corona britannica nel 1776. Excursus. Con permanenza nello stesso posto per periodi di non più di 3 anni, vissi negli Stati Uniti d'America, in Florida, in California, in Washington DC, in Maine, in Massachusetts, in Arizona, per 21 anni culminati in gennaio 2001 e che avevano cominciato nel 1980, anno della mia uscita da Cuba come esiliato politico. Lo stesso anno e intorno allo stesso momento, guarda caso, in cui la scrittrice ebreo newyorkese Susan Sontag, a chi non sarebbe esagerato ritenere come una delle intelligenze più raffinate della seconda metà del Novecento, annotai quelle due taglienti osservazioni sugli Stati Uniti e sull'Italia degli epigrafi che ho scelto per questi appunti, estratti dalla raccolta postuma dei suoi diari. Con i miei genitori e il mio fratello in un villaggio nell'estremo orientale dell'isola, senza possibilità di rientrare per vederli o farli venire, e in qualsiasi caso fedele a un istinto autodidatta evoluto fra gli scaffali della biblioteca del mio adorato zio Rolando, nel 1994 completai il mio percorso scolastico grazie a generose borse di studio che me lo permisero, passando per Berkeley, Madrid, Georgetown e Boston. Poi, ad inizio di quel gennaio del 2001, pochi giorni prima del giuramento di Bush Jr. come presidente degli Stati Uniti, incendiai le navi, come, secondo una leggendaria metafora, aveva fatto il conquistador Hernán Cortés dopo il suo arrivo in Messico, solo che invece di incendiarli come lui al suo arrivo dall'Europa nell'allora inesplorato sogno americano, all'inizio del 1500, le incendiai alla partenza del mio esplorato American Dream, all'inizio del 2000, per radicarmi in Europa, via Barcellona, dove sono rimasto per quasi 5 anni, traducendo libri dall'inglese e come fortunato collaboratore di diari e riviste, determinato a trovare l'Italia, trovare tra virgolette, o forse più esatto a trovarmi in Italia. Un destino che aveva dato i suoi primi lampi premonitori sin dalla mia infanzia nel tropico caraibico. Sì, l'Italia è una penisola che è ancora troppo piccolo, io non avevo associato allo stivale del celebre simile, ma a una sorta di braccio inguantato, proprio lì nel bel mezzo di quell'isola d'acqua che ai miei occhi appariva come la più intrigante di tutte le isole d'acqua circondate da terra e colorate di azzurro turchese, esitante reverso dell'isola di terra circondata d'acqua, come quella dove mi toccò l'azzardo di nascere, intrigante isola d'acqua stampata sul mappa mondo che mio padre, esule anche lui di una delle isole Canarie, aveva attaccato a una delle pareti del salotto della nostra casa cubana, ancora del tutto innocente, d'avere davanti proprio una rappresentazione a scala dell'inestinguibile brodo dei miti, della memoria primordiale che alimenta, per il bene e per il male, l'intero corpo della civiltà millenaria alla quale appartenevo. Fine dell'excursus, comincio. Di modo che ero già a Barcellona quando seppi una mattina dell'agosto 2005 che le acque di un diluvio, identificato come uragano Katrina, radeva al suolo la città meridionale di New Orleans. Terribile notizia che mi fece sovvenire della fantasia di un uomo anonimo che alcune ore prima del disastro aveva avuto la felice idea di liberare le scimmie del zoo e che diventai l'argomento del trafiletto mensile di turno che scrivevo per una rivista spagnola.
Non tutta New Orleans rimase sommersa dopo il passaggio di quel diluvio. La parte antica, come era prevedibile, era stata costruita al di sopra del livello del mare e si salvò. Ero ancora in battaglia con la stesura del trafiletto, non a caso intitolato L'Arca di Darwin, quando si iniziavano a discutere i criteri con il quale sarebbe stata ricostruita l'urbe in cui all'inizio del Novecento erano volate le prime improvvisazioni di jazz e i politici adempivano il loro assai triste spettacolo di scambiarsi accuse e negare responsabilità. Gli Stati Uniti sono la nazione più ricca, ricca al punto che calcoli delle Nazioni Unite con sede a New York alla mano. Se il resto del mondo avesse il suo livello di consumo, nel pianeta Terra non resterebbe più aria né acqua per possibilitare la vita. In parallelo a un altro dato di fatto, della stessa fonte, secondo il quale, inseguendo una esplorazione e distribuzione razionale, è del tutto possibile, le risorse planetarie disponibili potrebbero soddisfare ogni bisogno materiale e spirituale di 13 miliardi di persone, oltre a quelli dei 7 miliardi attuali. La nazione che sfrutta della tecnologia industriale più avanzata al mondo. Che cosa era successo allora? Detentrice dei mezzi per collocare una creatura umana sulla Luna, o almeno lo aveva potuto fare durante gli anni 70 del Novecento, o di inviare 200.000 soldati a difendere i suoi giacimenti petroliferi dall'altra parte del pianeta, pur sapendo che non sono i suoi, niente e nessuno impedirà che il suo governo li controlli, e con quel potere immenso rimane nuda dinanzi al travolgimento di un uragano, assassino lento che avverte con giorni di anticipo il suo crimine, scoprendosi incapace di soccorrere i suoi cittadini, di evitare sia i saccheggi conseguenti a quell'urbe sommersa al caso di un evento prevedibile, sia il collasso delle sue infrastrutture più vitali. Passato il diluvio, inviò truppe nel New Orleans, alcune delle quali non erano nemmeno dell'esercito regolare, ma bensì mercenari provenienti dai suoi numerosi eserciti privati. È la nazione più ricca al mondo, ma è una nazione moderna. Perché aveva ceduto la diga che separava, per così dire, New Orleans dall'eternità? Si dirà che solo un Stato moderno poteva coordinare e finanziare viaggi alla Luna, alzare il suo naso come vincitore della Seconda Guerra Mondiale ed uscire trionfante dalla grande crisi economica del 1929. Gli Stati Uniti sembravano un paese moderno, sino a poco tempo fa, durante gli anni precedenti alla presidenza di Barack Obama, laico, alumnus e primo editore nero della rivista della facoltà di legge di Harvard, qualcuno che, ne varrà la pena sottolinearlo, l'immaginario dello status quo statunitense, paese di immigranti recenti, non accetterà mai come uno dei suoi, forse non tanto per la sua condizione di mulatto, ma per essere figlio di prima generazione di un immigrante. Che sono gli anni della rivoluzione neoliberale di Reagan, quelli del mandato di Bush padre, i due mandati di Clinton e i due di Bush Jr. Gli Stati Uniti hanno potuto vivere dei redditi di quegli altri Stati Uniti sviluppati dalla presidenza di Roosevelt e Nixon, sebbene pagando tasse alte. La California della mia prima epoca universitaria, durante gli anni 80, giunse a trasformarsi nella settima potenza economica al mondo, pagando le tasse personali più alte della nazione. Una potenza come controparte sostenuta da un eccellente sistema di educazione pubblica, dall'elementare all'universitaria, accompagnata, finiamo prestissimo caro Canio, dall'elementare all'universitaria, accompagnata da un'invidiabile rete statale, stradale, due fattori senza i quali la sua economia non sarebbe potuta crescere come lo fece. Da Roosevelt sino a Nixon, tutti i presidenti degli Stati Uniti furono disposti a concedere parcelle di poteri al governo federale e alla sua burocrazia al fine di una gestione efficiente dell'economia e dell'accentuazione del benessere pubblico. Per questo vi era un'imponente diga a New Orleans,
come c'è un'enorme diga d'acqua nel valle del Tennessee ed una successiva parata di astronauti che hanno lasciato le impronte delle sue sofisticatissime scarpe sulla luna e luce elettrica nell'ultimo villaggio sperduto del Nebraska. Perché dunque è crollata quella diga? Si cercavano e si trovavano colpevoli. Sì, ma saremo d'accordo che una catastrofe di quella portata non può avere né due, né dieci, né mille e un colpevoli. Hanno dovuto essere milioni di persone con i loro voti e la loro indifferenza a distruggere l'impegno costante e il lavoro realizzato dalla presidenza di Roosevelt e dai suoi prosecutori, facendo sì che quella ricchissima nazione abbia oggi infrastrutture che farebbero vergognare gli abitanti di paesi chiamati con notorio disprezzo del terzo mondo, e a quei milioni di colpevoli nessuno chiederà responsabilità morale o legale. Saranno lì alle prossime elezioni, concentrati sulla loro violenta solitudine di formiche consumatrici, imbottite di fast food di giorno, pillole antistress e antidepressive di sera e dalla idiozia collettiva promossa dalla puerile pubblicità, un gioco di parole, puerile pubblicità commerciale e dei trivia prefabbricati di tutti i generi al posto dell'insostituibile artigianato del pensiero, disposte a votare per chi gli offre imposte più basse. In questo senso, ognuno di noi potrebbe dire qualcosa anche sull'Italia delle ultime due decadi, al pari dei paesi che fanno parte dell'indifferente e sperperatore primo mondo, tra virgolette. Ad ogni modo, la ricostruzione della diga di New Orleans non si fa attendere. Chi la farà? Roosevelt ormai non è più fra i vivi. Peggio ancora, è morto e senza successori. Sebbene la Casa Bianca non sia rimasta vuota neppure un istante da allora, Bush Jr., cristiano rinato, reborn Christian, e alumnus dell'Università di Yale, di natura allergico alla lettura di libri, figlio blanco di una dinastia petroliera del Texas, promette che New Orleans verrà ricostruita e che sarà fatto senza aumentare le tasse, pianificando meglio le spese. Ricorda Berlusconi? Il che implica, tra le altre obietà, che per ricostruire New Orleans, altre città degli Stati Uniti e altre regioni fuori del suo territorio che hanno forti interessi vincolati ai suoi, vedranno le loro dighe, ovvero le loro infrastrutture, il loro eventuale benessere, più o meno colpite senza appello. I cittadini statunitensi non credono in uno Stato pubblico robusto, neppure quando questo dimostra di essere imprescindibile, come nel diluvio del 2005 a New Orleans. 2. Sebbene in forma semplificata, a questo punto possiamo chiederci se gli Stati Uniti siano una società moderna nelle accezioni che l'Europa dà a quel termine. La modernità in Europa, iniziata col Rinascimento italiano verso il XV secolo, diciamo, è cristallizzata a partire dalla Rivoluzione francese verso la fine dell'Ottocento, si traduce nella creazione di società dalla tecnologia avanzata, urbane, laiche, un termine questo ultimo che ben inteso non vuol dire tolleranti, ma accoglienti delle scelte di vita e delle ideologie implicite o esplicite degli altri nel contesto di leggi accordate a proposito. Società nelle quali lo Stato assume buona parte dei ruoli di controllo che nell'Europa medievale ebbero la Chiesa, l'aristocrazia feudale e il re. All'essere stati allevati in società dove lo Stato è cresciuto fino ad assumere tutti quegli attributi, un europeo medio non comprende bene come la nazione con la più avanzata tecnologia industriale, sottolineiamo più avanzata tecnologia industriale, un criterio che di certo non è sinonimo di una qualità di vita superiore, anzi, possa avere un apparato burocratico tante volte sconnesso, o che questo sia a tal punto minimo in relazione alla varietà delle condizioni di esistenza che articola, o nel quale lo stesso ruolo dello Stato viene sempre questionato da parte di un gruppo di interessi privati dalle innumerevoli lobby
che affollano i corridori dei palazzi parlamentari e in molte occasioni, come abbiamo visto e continuiamo a vedere, provenienti dall'interno e nel segreto del loro stesso governo. Basterebbe un veloce ripasso sulla veloce storiografia degli Stati Uniti per notare che si tratta di una nazione che non ha consolidato l'azione dello Stato se non attraverso periodi di tempo molto brevi. Un fatto che si rispecchia nella decentralizzazione di numerose attività amministrative che in altri paesi sarebbero vincolate fra loro, data l'assenza di istituzioni che in quasi tutto il resto del mondo vengono considerate necessarie. Le vistose assenze di un Ministero della Cultura, di un sistema sanitario nazionale, di un documento nazionale di identità, ciò che possiedono è il numero di previdenza sociale, assomigliante ma non uguale al codice fiscale in Europa, di leggi standard nell'applicazione della giustizia, di un controllo stretto della vendita e dell'uso sfrenato d'armi del fuoco, eccetera. Sto per dire queste assenze, sto per dire che riposano su un modo provinciale di concepire la politica, secondo la quale le libertà individuali e i bisogni, tanto quelli personali come di ciascuna comunità, sono accettate, ma sulle quali il ruolo dello Stato è qualcosa di remoto che la maggior parte dei cittadini non arriva o non ha interesse ad assimilare. Mentre le rivoluzioni dell'età moderna occidentale, quella francese del 1789, quelle di indipendenza latinoamericana a partire del 1810, quelle del XIX secolo europeo, l'unità dell'Italia tra queste, quella messicana del 1910 e quella russa del 1917, resero possibile l'urbanizzazione delle nazioni in cui avvennero, o come minimo il predominio politico delle idee nate nella città. Negli Stati Uniti d'America, l'unica nazione con un equivoco nome generico è la campagna. Nella cosiddetta America profonda, ciò che continua a determinare la direzione. Sin dalla loro fondazione, gli Stati Uniti furono considerati prima fuori dal loro territorio e più tardi dai loro stessi cittadini un esempio o modello di modernità e di democrazia e di progresso del mondo. E risulta innegabile che all'inizio fu un grande esperimento di libertà. Mai prima del 1776 una colonia, 13 colonie unite, si era separata dalla sua metropoli. Mai prima di allora il potere pubblico era disperso dalla volontà manifesta di tutti i governati, senza dare importanza alla classe sociale, delle loro origini, le loro visioni della vita e i loro gusti. Nonostante ciò, sebbene nei suoi primi giorni a fine Settecento quelli 13 colonie uniti fossero, partendo dalle premesse appena accennate, la nazione più progressista al mondo, e la loro rottura con il potere di un re oltremare fosse una rivoluzione, il concetto di rottura sociale non fece parte del progetto inaugurale della nazione statunitense. Fu una rivoluzione di proprietari che concepivano la proprietà privata come analoga alla libertà personale, tra parentesi, tale quale la intendono i mercanti e gli inserzionisti americanizzati del villaggio globale in piena mutazione di oggi. E quella libertà personale come l'aspirazione, come la virtù più desiderabile. La rivoluzione di indipendenza delle 13 colonie del lato di là, in opposizione alla presa della Bastiglia del lato di qua, non ebbe come origine il successo editoriale dell'enciclopedia, e i suoi artifici non avevano tremato con la devastante ironia, con gli scavi anticonformisti delle grandi finzioni narrative europee del Settecento, come il Candide di Voltaire, o The Life and Opinions of Tristram Shandy di Laurence Sterne, o Gulliver's Travels di Jonathan Swift. Premessa culturale che illumina la discussione sul perché la nazione statunitense non cercò di sovvertire un ordine considerato ingiusto, ma bensì riaffermò questo stesso ordine, escludendo da esso solo quelle parti che i migranti europei che la crearono, olandesi, irlandesi, inglesi, considerarono innecessarie. Le corone, perché troppo antiquate, l'aristocrazia ereditaria, che non arrivò mai a Nord America,
e la Chiesa Cattolica, legata come ogni carne al potere verticale delle corone. Ma, e questo sarebbe un grande ma, conservando tutto il resto. E perciò possiamo dire, senza troppi rischi di essere accusati di eurocentrismo, che l'era contemporanea moderna, pur essendosi proclamata l'indipendenza dell'una e scoppiata la rivoluzione dell'altra nello stesso anno, 1789, non sarebbe inaugurata con la proclamazione costitutiva delle 13 colonie americane del nord, se non con la proclamazione uguaglianza, libertà e fraternità della rivoluzione dei giacobini francesi. Quindi, i fondatori degli Stati Uniti erano persone che concepivano libertà come sinonimo del non ritrovarsi importunate dal governo. Senza dare importanza a chi faceva parte di esso. Nelle prime colonie atlantiche di quelli che oggi chiamiamo Stati Uniti d'America, sbarcarono i separatisti religiosi della nave Mayflower che fuggivano dalla pressione della Chiesa anglicana, variante britannica della Chiesa romana, ma anche i cattolici perseguitati nell'Inghilterra pre-vittoriana, che persino istituirono il loro proprio stato, Maryland, vale a dire la terra di Maria. In Pennsylvania fuggirono dal Massachusetts i quaccheri, perseguitati dagli stessi moralisti puritani che erano fuggiti dalla persecuzione moralista e puritana della corona inglese. A prescindere dall'avere in comune attributi cruciali, la maggioranza era protestante e parlava dialetti di matrice anglosassone, le colonie precedenti all'indipendenza non formarono una nazione fino a poco prima del 1789, e una delle prime componenti politiche che avrebbero contribuito alla loro unificazione, quella che rese possibile la convivenza, ad esempio, tra una colonia di vocazione neoaristocratica come la Virginia e un'altra di chiare radici plebee come il Massachusetts, fu il rifiuto del nuovo potere centrale che il re cercava di imporre dal suo palazzo oltre oceano. Sino alla indipendenza, New York era un territorio feudale, proprietà del duca di York. Il Maryland era proprietà dei Calvert, conti di Baltimora. La Pennsylvania era proprietà della famiglia Penn. Alcune colonie dipendevano in modo diretto dal re, mentre altre, come le due Caroline, furono proprietà di compagnie private e dirette da una giunta di direttori e gestori. In controcorrente a quanto successo in quella che, come è verificabile, fu una brutale e avida crociata evangelica, con la croce in una mano e l'archibuglio nell'altra, della Spagna nelle terre d'America, la conquista inglese della zona nord del continente che completerebbe la mappatura terrestre del nostro sferico pianeta a partire del 1492, non ebbe direttrici centrali, mancando così di una legislazione standardizzata. Solo quando il re d'Inghilterra, al termine di quella nota come guerra dei sette anni, tra 1756 e 1763, combattuta in quattro continenti, affermò la superiorità militare di Prussia in Europa e il predominio d'Inghilterra sui mari e sull'America del Nord e la India, decise di codificare le leggi di tutte le sue colonie d'oltremare, rendendo eque le imposte e le tasse di importazione, regolando il traffico e partecipando in maniera più diretta ai loro governi locali, le colonie si rivelarono. Tenendo da conto il fatto già noto che il re Giorgio, King George, non era un tirano, o non lo era, se messo a confronto con il re della Spagna o della Francia, per non parlare degli spocchiosi monarchi centroeuropei del momento, visto che il potere di King George erano lontani dall'essere assoluti, le sue norme da seguire erano minime e alla lunga persino necessarie. Ciò che fallì, o così si può indurre dalla documentazione disponibile agli studiosi, fu il suo non curatissimo tatto al momento di imporle, cosa che a posteriori avrebbe scomodato le colonie fino a provocare la ribellione indipendentista. Con l'avvento dell'indipendenza, riassumiamo, dichiarata nel 1776, raggiunta nel 1781 e approvata la sua Costituzione nel 1789, le 13 colonie originali formarono una nebulosa confederazione di regioni e stati, nella quale
Le parti non sempre rispettarono le decisioni prese dall'unica branca di governo allora esistente, un Parlamento unicamerale, al quale chiamarono The Congress, che all'inizio ostentava il potere legislativo ed esecutivo e rappresentava tutti. In realtà, quel Congresso mancava del potere fattuale di imporre tasse e leggi, e di fronte a quella mancanza, l'applicazione dei suoi decreti dipendeva dalla volontà delle autorità novostatali di turno. Il potere del governo centrale degli Stati Uniti nel corso degli anni che seguirono l'indipendenza fu al punto minimo che spesso alcuni stati neppure si degnavano di inviare i loro delegati al Congresso nazionale o a riconoscere le sue emanazioni. A prescindere dalla loro opposizione al creare un apparato statale forte che potesse legiferare sulle libertà dei loro cittadini o sugli stessi diritti degli Stati, a lungo andare gli Stati Uniti finirono col creare un apparato centrale, cioè uno Stato, e dandogli una capitale, Washington D.C., distante dagli scontati centri di potere, Boston, Philadelphia, New York. Ma come era prevedibile, il riconoscimento da parte di tutti non sarebbe stato facile. L'urgenza di creare un grande Stato unito non era evidente quando gli statunitensi finalizzarono la loro ribellione contro la colonizzazione. Senza nemici vicini, eccetto le tribù, mare di fronte alla sua allora unica costa, senza frontiere comune con potenze europee che li potessero aggredire. I possedimenti spagnoli confinanti erano nelle mani di una metropoli precipitata alla deriva. E con un dilatato continente da esplorare e conquistare verso ovest, che giungeva alle coste dell'Oceano Pacifico, l'urgenza di uno Stato, di un esercito di terra, di una marina di guerra e di una rigorosa amministrazione non fu evidente fino a quando i primi pirati nordafricani cominciarono a saccheggiare le loro navi mercantili nel mare Mediterraneo. Si direbbe che nel 1776 l'unica cosa rilevante per quei primi statunitensi fosse il fatto che con la loro indipendenza ottenevano una parte di un vasto territorio continentale dove tutti quanti che avevano la pelle bianca avevano diritto di essere liberi, senza dare importanza alla volgarità di anima che si vivano o a quale fosse la loro classe sociale delle loro famiglie nei paesi europei di origine. Finisco questi appunti con un'altra suggestione. Non significa lo stesso, o almeno non ancora, l'espressione «se possono trovare molte Italie nel lungo e nel largo di quel braccio inguantato nel mezzo di un mare che quella fragile cartina della mia infanzia portava impresse i nomi del Mediterraneo e di Mare Nostrum, come coniato dai nostri nonni romani, i cui colori ed odori cambianti possiamo percepire da queste colline». E l'espressione, non c'è paragone, dico, e l'espressione «se possono trovare molte Nord Americhe all'interno del Nord America». Darò un esempio tra altri. Il giornalista e analista politico statunitense Joel Garreau, in un suo saggio poco conosciuto, che porta il titolo «The Nine Nations of North America», le nove nazioni di America del Nord, trovò fino a nove, includendo il Canada e parte del Messico. Le tesi di Garreau possono essere seduttrici ad una prima lettura del libro. Senz'altro il suo senso dell'osservazione e la sua concentrazione argomentativa scoprono, sotto l'apparente cappa di uniformità degli Stati Uniti, l'esistenza di differenze regionali che entrano in zone dell'immaginario collettivo che fuggono alle schematizzazioni folcloristiche che sono soliti mostrarci gli sceneggiatori di serie TV e film di Hollywood e le follie omologate che sono chiamate a causa nell'arci popolare David Letterman Show che va in onda nella seconda serata della CBS una volta preregistrato nel Sullivan Theater di New York e che in Italia appare sottotitolato con un giorno di ritardo nella programmazione pomeridiana di Rai 5. Comunque sia, a prescindere dalle doti di osservatore e dalla logica impeccabile dei suoi argomenti, avventuro che un lettore non troppo distratto
finirebbe per diffidare le tesi del suo saggio. I discorsi logici rare volte esplorano le incognite storiche con l'approfondimento e distacco immaginativo che possono permettersi i discorsi mitici narrativi. Due modalità discursive, per certo, che gli oratori, prima di parlare, solevano far scegliere alle sue udienze già ai tempi di Socrate. C'è bisogno di ben più che un disaccordo tra le leggi di protezione ambientale per distinguere lo stato del Montana da quello della California. Anche quello che si conosce come Dixie, gli 11 stati meridionali dalla Carolina del Nord al Tennessee, dalla Florida e l'Alabama al Texas, che avevano formato la Confederazione degli Stati del Sud nell'Ottocento, quella grande regione che conserverebbe con maggior enfasi, o se preferiamo con maggiore ingenuità, una sorta di carattere proprio, tra virgolette, all'interno degli Stati Uniti, non è più l'unità culturale chiusa ed opposta al Nord che fu fino agli inoltrati anni 50 e 60 del Novecento. Un, tra virgolette, carattere proprio che si perde con la moltiplicazione delle città nello spazio che prima era di dominio rurale. Eccezione fatta per New Orleans, posto nel quale era stato invece accentuato e che non impedì che la vecchia città di New Orleans fosse, al momento della sua sepoltura per mano del diluvio di 2005, più un parco di divertimenti per adulti, in alcuni angoli per adulti licenziosi, in cerca della follia e stravaganza meridionale, che è una città con luce e ombre davvero caratteristiche. Basti pensare alla musica cajun e sidecco, a base di fisarmonica e testi in francese, associata a New Orleans, che non era originaria di New Orleans, ma portata fino a lì, fin dai tempi della Lafayette, solo per compiacere i turisti. Si dirà, tra virgolette, come sta succedendo in Italia e in tutto il mondo. Invece, è anche evidente che non sono ancora così uniformi i paesaggi del villaggio globale. Le grandi catene commerciali televisive statunitense hanno omogeneizzato il modo di parlare e di comportarsi degli ultimi 50 anni della nazione, ai quali si aggiunge la piatta promiscuità degli ultimi 20 anni di social network. Le grandi catene di negozi, i loro gusti e modi di vestire, di decorare le loro case, l'architettura e la razionalizzazione dei loro centri commerciali sono intercambiabili da est a ovest e da nord a sud. E i cavalieri non indossano giacche a coste alla moda, ne bevono julep, una sorta di vivanda zuccherata alla menta. Nel sud tutti quanti fanno colazione con gli hash brown, una frittura di patate congelate in mini mazzetti compatti, invece di tradizionale grits, semola di mais con burro, che un tempo, con la loro semplice presenza nel menù, indicavano che si era arrivati nel Dixie. Grazie. Grazie, grazie professore per la relazione. Non penso non sia semplice leggere in italiano per chi non ha, però si è, almeno per quanto mi riguarda, capito perfettamente. Sentite, bene, dite voi osservazioni, domande, questioni, notazioni, riflessioni. Vi aspettavate una relazione del genere oppure c'è qualche argomento che vi è particolarmente interessato? Volete approfondire qualche aspetto della relazione? Dite voi. Bene, venga qua. Però mi sentite anche se parlo di qua, no? Commentite. Mi sentite? No, se volete sentirla la vedo me meglio. Se va là. Buongiorno, la ringrazio, sono arrivato un po' tardi perché comunque vedo che è stato interessante questo excursus. Quello che trovo però interessante è
tra l'America, tra gli Stati Uniti e l'Italia è l'avvicinamento di una cultura nuova, che è quella del social network, del web, cioè questa forma di democrazia diretta, reticolare, che vede una pluralità di centri, non più un vecchio stato piramidale come era stato quello creato dalle piramidi, dagli egiziani, e che arriva oggi negli Stati Uniti come in Italia, cioè un governo centrale che domina su tutto un territorio vastissimo come quello degli Stati Uniti, oppure vasto come quello dell'Italia o in Europa. Cioè. Sono vecchie forme istituzionali che invece cominciano a essere viste con una certa diffidenza da noi cittadini. Questa democrazia, tra virgolette, di partiti, che si dimostrano non più tali da rappresentarci a noi, i nostri interessi, e quindi si fa avanti questa invece forma nuova di reticolazione, di orizzontale, di centri di potere orizzontale più vicini ai cittadini, dove c'è anche una partecipazione interattiva, no? tra utenti e chi ha il controllo della rete, quindi una forma di controllo più democratico rispetto al vecchio passato. Quindi, infatti anche in Italia si sta parlando di democrazia diretta e di forme nuove, no? Di abolire il quorum sui referendum, di fare referendum propositivi, e non solo, proprio anche come un po' era stata quello che era l'Italia ai massimi storici della cultura del mondo, che era rappresentata dalle città che sono veramente incredibili, come le repubbliche marinare, per esempio Venezia, Firenze, eccetera, sono esempi tutt'oggi validi per tutto il mondo, come lo stesso stato di San Marino, cioè una pluralità di centro che riporterebbe una fioritura nuova nel mondo rispetto ormai ai partiti e ai loro falsi discorsi di rappresentanza, che ormai sono un po' obsoleti rispetto alla sensibilità, almeno di una classe intellettuale internazionale che si fa sempre più sentire. No, sono d'accordo, solo che rimane il dilemma di come risolvere tantissime cose che non si possono risolvere con la democrazia diretta, e che lo Stato, non lo so se è un problema, credo che è un problema di incompetenza dei politici, di quelli in carica da fare lo Stato, più che abolire lo Stato tale come lo abbiamo conosciuto. È un punto di partenza per discutere tante cose, perché in Italia abbiamo questo movimento 5 Stelle, che nessuno mi ha potuto spiegare perché si chiama 5 Stelle, perché sono 5, poi sono 7, o non sono 4, perché sono 5 Stelle, qualcuno me lo può dire, perché è un nome molto capitalista comunque, no? Sembra un albergo di 5 Stelle, perché si chiama Movimento 5 Stelle, qualcuno lo sa? Dico, un movimento così radicale, con un nome così conservatrice. Che dipende dal fatto, è stato classificato la qualità, in base alle stelle, ma poi c'è l'albergo di 5 stelle, o che sono migliori dell'albergo di 4 stelle, è proprio un punteggio commerciale. Giovanni Battista ha la parola. Il mio amico Ettore, ci siamo conosciuti per caso, è una persona fantastica, e un'amicizia che si dipana. Io lo ringrazio per questa sua conferenza questa sera, che è anche l'espressione della sua presenza qui in mezzo a noi e dell'arricchimento che ci propone. Per aggiungere qualche considerazione sulle cose dette, quello che mi pare che emerga dalla sua relazione è il fatto degli Stati Uniti come democrazia fortemente imperfetta. Peraltro, se una democrazia fosse perfetta non sarebbe democrazia, ma ciononostante è una democrazia imperfetta
particolarmente imperfetta in questi ultimi 20 anni, soprattutto nel momento in cui si è deciso, e purtroppo il presidente non era Bush ma era Clinton, di eliminare il rapporto presente dai tempi di Roosevelt tra la banca d'affari e la banca di depositi. Quella crisi terribile che noi stiamo vivendo ce l'hanno esportata loro, con i loro intralazzi, con la loro finanza creativa e con tutto quello che ne consegue. Ma a fronte di una democrazia imperfetta, ma di una democrazia, comunque di un paese importantissimo dal punto di vista economico e stragrandemente importante dal punto di vista militare, tant'è che gli Stati Uniti spendono in armamenti quello che è il bilancio dei paesi dell'Europa, quello lo spendono solo in armamenti, no? Allora è importante capire, in riferimento a questa relazione di Hector, come questa democrazia imperfetta riesca a incidere in una maniera incredibile sulla nostra realtà, no? Sul nostro paese, al punto di farne un paese a sovranità limitata, con tutta una serie di cose che sono avvenute in questi anni per le quali non c'è stata nessuna particolare attenzione anche da parte delle forze politiche, se non si pensa al centro di Aviano oppure a quello di Vicenza. Noi abbiamo concesso agli Stati Uniti una sovranità illimitata su queste aree, tant'è che non c'è limite temporale a tutto questo, e tenendo di conto che le azioni militari contro l'Iraq e contro alcuni paesi sono partite dall'Italia come portaerei degli Stati Uniti. Contemporaneamente, siccome si parla tanto ora di democrazia diretta, di rapporto col web, di internet, eccetera, gli ultimi scandali hanno dimostrato come gli investimenti degli Stati Uniti nella comunicazione ci mettano nella condizione di essere controllati anche quando andiamo al cesso, no? Ecco, sanno tutto di noi, di tutto quello che succede, di tutto quello che diciamo, dei nostri gusti, delle nostre relazioni personali, delle amicizie che abbiamo, dei pareri politici che esprimiamo, e quindi vorrei sapere dove cavolo sia questa democrazia diretta, no? Che è esercitata con un controllo incredibile nel quale noi scopiazziamo alla grande, no? Se si pensa che non va in galera solo Berlusconi, magari ci fosse andato prima, ma che un inquisito e condannato è il presidente di Telecom, perché da una parte come gestore pubblico si offriva servizi e dall'altra attraverso quei servizi si ricattava la gente, persino i calciatori, persino Vieri, che attraverso questo meccanismo si metteva nella condizione Moratti di controllarlo quando di sera usciva dopo gli allenamenti, no? Quindi questa questione di Wikileaks e questa questione ultima di quel dipendente dei servizi segreti ora ospitato in Russia ce la dicono lunga sulle cose, ma ce la dicono lunga anche altre cose, se abbiamo la capacità di fare un minimo di retro sulle nostre situazioni nazionali, no? Qualche tempo fa si parlava del cancellieri che attraverso l'Interpol, no? Manda una comunicazione di estradizione a un rappresentante della CIA a Panama, no? Naturalmente gli Stati Uniti l'hanno subito fatto rientrare. Era quello che assieme ad altri aveva catturato illegittimamente Abu Omar, no? Che non so neanche chi sia, no? Però era questo rappresentante della comunità musulmana di Milano, con il nostro Presidente della Repubblica che ha avuto la sensibilità
il capoccia di tutta questa roba che era unita all'americano di concedergli la grazia, no? Ha consentito nello spazio della sua legislatura di presidente almeno una 24-25 grazie totali, speriamo che non consenta la 25esima, no? Aggiungo che nell'ambito dei comportamenti, quando si parla degli Stati Uniti e del loro modo di essere, sicuramente si collega a una mancanza di spessore che ha come sua considerazione principe la mancanza di una cultura umanistica, no? Che è la cultura centrale dell'Europa che viene dalla Grecia e poi mutuata dai romani che l'hanno fatta propria, no? Ma che permea in maniera incredibile la nostra cultura. C'è sull'Espresso nel numero di questa settimana un meraviglioso articolo di Scalfari, riso soffiato, che parla di Machiavelli, dei rapporti tra mezzi e fini, no? E che la necessità che i mezzi non superino mai i fini. Gli Stati Uniti è una realtà dal punto di vista culturale e politico dove non si capisce mai dove cominciano i mezzi e dove finiscono i fini e viceversa. Insomma, ecco, tutto quanto teso all'ottenimento di risultati che niente hanno a che fare spesso con l'etica che è disgiunta dalla politica ma non può sopprimerla, no? E la considerazione finale che faccio, no? È che questo modo di essere culturale che viene da quel paese con tutti gli aspetti mediatici come dire, relativi a questo e anche con le pressioni che il tutto ci comporta, basterebbe pensare all'ultimo accordo che ci sarà, no? Che verrà costruito a breve tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sulla questione degli interscambi, che potrebbe portarci ad avere l'OGM in casa, no? Hanno fatto sì che in questo paese, in riferimento a una forma di liberismo non solo nel nostro, basta pensare alla Thatcher che quando è venuto l'anniversario della morte gli operai ridevano, no? Ecco, cioè, festeggiavano la morte della Thatcher, no? Questo modo selvaggio di applicare il liberalismo, no? Un liberalismo senza regole che distrugge come dire, la piccola gente e le loro realtà. Se noi prendiamo, scusatemi, l'ultimo aspetto della nostra situazione attuale che ci fa piangere, no? Che abbiamo recuperato con grande fatica, massacrando i pensionati, 8 miliardi di euro, no? Con 3 milioni di pensionati che non raggiungono i 600 euro al mese, per spenderne 15 in F-35, più 3,5 per la nave, la nostra corazzata Bagnarola che li deve accogliere, no? Quando gli stessi statunitensi stanno, come dire, disimpegnandosi attraverso questa Lockheed da parte nostra di buona conoscenza dai tempi di quell'altro bel presidente dei suoi tempi, no? E quindi la conclusione è che una grande attenzione alla nostra democrazia per non scopiazzare a livello provincialistico modelli che non ci appartengono e un'attenzione alla nostra sovranità, alla nostra autonomia di pensiero e alla nostra necessità di essere sempre originali, oltre che se possibilmente anche onesti nella gestione della cosa pubblica. Grazie. Grazie Giovanni. Giuliano?
sono altre domande, interventi, direi. Posso precisare solo, decido solo una cosa veloce. Non voglio. Però... Cioè, è tutto giusto quello che è stato detto anche da lei, quindi è solo, volevo precisare solo che il controllo dello Stato sui cittadini avviene non tramite internet, internet non c'entra nulla, è il controllo tramite i satelliti, tramite le microspie, tramite le antenne che mettono gli americani e, i politici italiani sul nostro territorio che ci controllano. Internet è solo un mezzo, come dire, il telefono, l'automobile. Questo. No, la domanda è questa, come mai subiamo comunque il magnetismo quindi di queste persone che poi ci governano, che poi scopiazzano questa democrazia che alla fine serve solo come termine per legittimare lo stato delle cose, insomma. Come mai non abbiamo ancora un po' di consapevolezza di quella che è la realtà vera? Perché poi è questo il percorso alla fine. Come mai manca questa cosa? No, io non so rispondere a una pregunta di questa dimensione antropologica. La condizione umana è quella che è. Abbiamo sbagliato tanto delle nostre virtù, siamo indifferenti, il Papa non ha scoperto questo dell'indifferenza e quindi non so come dire. Perché si vota Berlusconi oggi per me è un mistero più grande che le piramidi d'Egitto, non so cosa è fascinante. Venendo da fuori, perché io ho 6 anni che vivo in Italia, quindi sono 6 anni che sono in puro stato di perplessità. Il patetismo è così grande che commentarlo è già diventare patetico. Quindi non so che dire. Abbiamo iniziato presentando l'esperienza di questa sera come un'esperienza di democrazia diretta, se vi ricordate, e la democrazia è un qualcosa, ha in sé un alto tasso di imprevedibilità. Laddove tutto è previsto, siamo di fronte invece al totalitarismo, alla tirannia, al dispotismo, all'oligarchia, all'aristocrazia, alla tecnocrazia, alla burocrazia, che sono tutte forme di governo che tendono a ridurre, a sopprimere qualsiasi forma di imprevisto. La democrazia invece ha in sé proprio questa tensione verso l'imprevisto, proprio perché tende a non sopprimere tutto ciò che può venire fuori, e diciamo, la serata è proprio dedicata a questo aspetto. Però nello stesso tempo la democrazia si connota per un estremo rigore rispetto alle procedure, un estremo rigore anche nell'uso della parola, nella fedeltà all'argomento. Tu hai fatto stasera, hai proposto una relazione di tipo storico, con un taglio storico. Non c'è niente di più alieno alla cultura contemporanea dell'approccio storico, perché noi siamo i figli di una cultura che esalta il presente sotto delle finzioni che tendono a promuovere un rinnovamento continuo che invece si presenta come riproposizione del continuo del presente. Allora l'argomento è affrontato dal punto di vista storico. Passare dalla chiave storica al web, al governo italiano, alle nostre perplessità, pur rappresenta l'imprevisto della democrazia, ma nello stesso tempo ci porta fuori dal rigore argomentativo che avevamo introdotto inizialmente, e non ho paura a dire questa cosa qui, perché in questo modo perdiamo colpi, perdiamo alcuni aspetti che invece erano molto forti, molto presenti nella relazione, ma che non possono essere utilizzati per spiegare il tutto. Ehi, attenzione, perché non possiamo usare delle categorie storiche per interpretare il contemporaneo, né utilizzare un generico riferimento alla rete o
un riferimento, ancorché puntuale, a alcune situazioni contemporanee italiane per spiegare la totalità. Questo è un errore. Trasferiamo dal particolare al globale delle categorie che non ci consentono di comprendere la situazione contemporanea. Parlare di America ed Europa attualmente nella situazione contemporanea è un errore di prospettiva. Mentre è accettabile in chiave storico-legislativa, normativa culturale, nel tentativo di comprendere la situazione contemporanea anche italiana, utilizzare queste due categorie, gli Stati Uniti e l'Europa, è un errore. È un errore perché nella realtà non rappresenta quello che sta succedendo. La categoria giusta è l'Occidente, ma ne parlavamo stamattina, in realtà la categoria giusta è la specie. La specie. La categoria nazionale, le nazioni, ormai appartengono al passato. Non possiamo usarli per comprendere le dinamiche contemporanee. Ma dobbiamo riferirci a degli organismi sovranazionali non politici, non governativi ma economici, che non hanno nessun confine nazionale, ma che determinano le politiche nazionali. Big Pharma, quindi l'industria farmaceutica, Big Food, l'industria alimentare. Queste realtà non hanno nulla a che vedere con gli aspetti territoriali geografici, ma condizionano, influenzano la vita della specie, anche la nostra, anche quella di Puglia. Allora, il passo da compiere, a mio avviso, quello necessario è passare da una consapevolezza storica senza la quale non possiamo comprendere il contemporaneo, utilizzare quella chiave storica per comprendere le categorie contemporanee, che invece hanno dei riferimenti diversi da quelli della modernità. Da lì si parte per comprendere il contemporaneo, che però è radicalmente diverso, è completamente diverso. No, a parte questo, il punto di partenza, io l'ho detto all'inizio, l'idea di aprire come punto di partenza per discussioni che sono molto più complesse. Io ho pensato, quando voleva scrivere questo, dei tanti cose che ho notato, che tengo da 20 anni negli Stati Uniti, il tema di Dio e gli Stati Uniti, per esempio, no? È un tema gigantesco e importantissimo. Dal punto di vista dell'Europa laica, che significa questa lettura letterale della Bibbia, questa relazione che l'85% degli statunitensi dicono che hanno, una relazione personale con Dio, è inconcepibile per l'europeo medio capire questa mentalità del Dio repubblicano e del Dio democrata, delle mille denominazioni calviniste protestanti americane. Una cosa che io dopo 20 anni ancora non capisco benissimo. Un altro tema, la pena di morte, per esempio, un tema che mi interessa moltissimo, la pena di morte, l'uso delle armi di fuoco. E tutto questo che sta succedendo adesso, che lo stiamo vedendo, come, no, le lobby governano, punto, non c'è niente da fare. Questa idea di che il lobby, no, parlava Giovanni dell'ingerenza della CIA. Non lo so se voi sapete che la CIA è l'unica agenzia, l'unico organo privato dentro di un Stato che ha un budget illimitato. Non lo so se sapete, illimitato. Ogni anno la CIA usa la quantità di denaro che ha bisogno di usare. Non c'è un budget fisso, annuale, per la CIA. È illimitato. Questo fa negli Stati Uniti il paese più forte del mondo, claro. Hanno colonizzato il mondo, se non è il mondo è suo. In questo senso, adesso che sono cittadino italiano, ma sono cittadino degli Stati Uniti, naturalmente ho la doppia cittadinanza, ma sempre posso rinunciare all'americana se mi denunciano.
persone, certo, aprire il dibattito, la cosa di aprire il dibattito non sembra che il sale della democrazia. Sì. Per la gentilezza, di un giorno come questo, che è veramente impossibile di essere qui. Speriamo di cominciare altre cose, di fare altre cose. Sono tanti le cose. Giuliano mi ha promesso che farà una cosa lui su formazione e democrazia la prossima volta. No? Nessuno è perfetto in casa propria, no. Quindi no. No, per me è stato un piacere presentarti, introdurti, sì, spero che non manchino altre occasioni per discutere di questi problemi. Non mi sconforta il silenzio, perché su queste cose non si può dire sì, no, mi piace, non mi piace, io su queste cose bisogna riflettere, c'è bisogno di tempo, questo non è un talk show. Non si può ridurre tutta una battuta, non si può, c'è bisogno di tempo, cioè una relazione del genere ha bisogno di tempo per essere assimilata, compresa. Io sono molto diffidente da quel modo di trattare la cultura che riduce tutto a un sì, no, mi piace, non mi piace, sono d'accordo, non sono d'accordo. Quindi penso che sia, comunque io personalmente sono molto soddisfatto della serata, spero anche voi, e speriamo di rinnovare in un'altra serata, magari con un altro argomento. Va bene? Ok? Allora vi salutiamo tutti, grazie per l'attenzione e buona serata. Come on.